Che è diventato il nostro motto è whether there's no good shit around, you better form a band. Viene dal fatto che noi veniamo da una zona e da un momento, da degli anni in cui mancava quello che volevamo noi, mancavano le band, mancavano i locali. La nostra idea era quella di, appunto, di quando mancano le cose te le fai da solo, quindi una specie di do it yourself. Questo era un po' l'essenza del nostro motto. Noi siamo nati, che eravamo una cover band come tante altre, come un gruppo di ragazzini, proprio le prime esperienze. Questo era la prima esperienza per tutti. Dopo qualche anno abbiamo cominciato a suonare in tutti i locali della zona, finché nel 2015 infatti esce il nostro primo disco, che era appunto intitolato BBC, che è stato anche autoprodotto. Siamo riusciti a avere più visibilità in Italia e intraprendere alcuni tour in Europa. E da lì dopo è uscito il nostro secondo disco, che era Sonic Boomerang, e abbiamo avuto la nostra prima etichetta, che era la Wild Honey Records, che è ancora la nostra etichetta, e la Dirty Water USA. E grazie a questa siamo riusciti, appunto, a intraprendere un tour negli Stati Uniti di 3 settimane. Le nostre influenze derivano dai primi anni 60, dai grandi classici come gli Stones, i Beatles, gli Who, per passare poi al power pop dei fine anni 70-80, e poi una buona parte del garage rock statunitense dei primi anni 2000, ecco, quindi gruppi come appunto gli Seas, Black Lips, Jay Richard. Queste sono le influenze maggiori, diciamo, da cui proveniamo. Abbiamo
registrato oggi un brano negli studi Phonoprint per Scrambler Ducati. Il brano si chiama Bebopalooza. È un brano dedicato principalmente a Bebop, uno degli scagnozzi delle Tartarughe Ninja nei cartoni di anni 90, non più che quelli attuali, che sono quelli che guardavamo noi, ecco. È un singolo che è già uscito, ci sarà anche nel nostro futuro album. Spoiler, vado a fare un giro sulla moto adesso. I'm